Ognuno di noi vive un insieme di vite ipotetiche racchiuse alla fine nell'unica vita che viviamo e che ci appartiene. In ogni momento della nostra esistenza capita qualcosa di impalpabile che ne devia il corso nel bene o nel male. Come sarebbe stata la nostra vita se fosse successo quello anziché questo? Quante volte ci siamo posti questa domanda? Si potrebbero tracciare innumerevoli e interminabili percorsi esistenziali per ognuno di noi, consapevoli però che questa vita non è detto ci appartenga, visto che non ci è stata mai data la possibilità di scegliere se e quando nascere. Potrebbe essere anche un sogno unanime, la più grande di tutte le allucinazioni, la vita di un altro che stiamo vivendo al posto suo. Viviamo una minuscola porzione di tempo che inizia con la nascita e finisce inesorabilmente con la morte, pensando con fierezza di essere noi gli artefici di questo viaggio. Ma se fosse una menzogna, se fossimo tutti vittime delle nostre vite, quanto determinanti sono le nostre scelte per il nostro futuro, per il futuro degli altri? E se invece tutto fosse già stato scritto in un libro, se nessuno avesse il potere di cambiare le pagine di questo misterioso manoscritto, ciò che accade deve accadere per forza o la nostra volontà a determinarlo? Allora, cos'è che dipende da noi? Poco, forse nulla. Il faticoso gioco della vita lo esegue la meccanica delle cose, cioè il potere di ciò che è indiscutibile, il perfetto motore del mondo, dove non esiste il bene e il male, il giusto e l'ingiusto, il vero e il falso. Una grande catena universale che fa e disfa le cose a suo piacimento. Ci guardiamo allo specchio, parliamo, litighiamo, facciamo la guerra, poi facciamo la pace, ci porgiamo inutili complimenti, ci offendiamo, bestemmiandoci a vicenda. Tutto questo è falsato da una sorta di rumore metallico di cui è fatto il silenzio, che gravita intorno al mondo. Ci amiamo e ci odiamo, diventiamo amici e poi acerrimi nemici. Ci confidiamo tutto, per poi tradirci nel peggiore dei modi. Che tutto questo sia risultato di uno strumento motore che dà vita a certe frasi e a certi comportamenti, a discorsi già scritti e già detti, che si ripetono all'infinito. Il nostro cuore vorrebbe comunicarci la verità, dare libero sfogo alle sue ansie, ai suoi dilemmi, alle sue torture, ma non ci riesce perché noi non vogliamo, perché noi siamo dentro l'ingranaggio della meccanica delle cose, che è più forte di tutto e fa di noi individui che vivono la vita al suo cospetto, accoppiandosi gli uni con gli altri, generando altre vite al suo servizio. Denaro, droghe e religioni sono industrie violente, grosse fabbriche, terribili catene di montaggio su cui si reggono quelle che chiamiamo erroneamente le nostre vite. Il grande prestigiatore del tempo ha vinto. Io sono qui a riflettere e in questo preciso istante mi chiedo se anche ciò che ho detto non sia che il frutto della meccanica delle cose.